Psicologica, ognuno ha i suoi termini,
questo è chiamato, questo è un grafo, o la teoria dei grafi, quella che sto studiando per la base, quella che, stiamo, che studio anch'io, che studio insieme con la teoria della complessità. Questa è la lezione, basta, a me basta questo questa sera, da darvi come, come lezione, non vado oltre, perché voglio prima delle domande, quindi non vengo per spiegarvi come funziona un'analisi delle reti applicando i grafi. A me basta sapere che ci sono dei nodi che possono rappresentare qualunque elemento, quindi anche le persone, possono rappresentare delle macchine, possono rappresentare delle cellule, delle molecole, qualunque oggetto o addirittura sistemi, ok? Un elemento, un puntino, una pallina e delle, delle lineette che collegano queste palline, che sono chiamati link. Io mi ricordo quando 10 anni fa venivo qui a fare, collaboravo con Dario, mi piace molto fare aula, potevo farlo. Facevamo studio delle reti. E però 10 anni fa, quando mi eliminarono a raccontare le reti, pochissimi capivano quello di cui stavamo parlando, perché 10 anni fa nessuno sapeva l'esistenza di Facebook. LinkedIn, a cui io l'ho già iscritto a loro più o meno, lo portavo come esempio, perché guardavano i ragazzi e dicevano, questa è di che cosa fatto. Cioè, era poco ancora nella nostra vita quotidiana. Adesso voi invece sapete molto meglio di me cosa significa parlare di social media. Okay? Quindi è molto più facile quello che stiamo facendo. Ecco, queste sono semplicemente immagini grafiche di cosa possiamo vedere tramite l'analisi delle reti. Questo è una ormai già una vecchia immagine, quindi non serve più così oggi, di come sono collegati i router per internet. Quindi sono sempre nodi e connessioni. Questo è il nostro cervello. Nodi e connessioni. Cioè ogni nodo, in questo caso è un neurone. Come sono connessi? Quindi noi applichiamo, possiamo applicare questo tipo di analisi anche per capire come, come funziona il nostro cervello, come si connette. Questa è un'immagine di Facebook, si vede poco, di, molto interessante quando l'ho trovata perché è uno studio che ho fatto su Facebook, su come sono connesse, su come sono connesse, cioè quali sono le connessioni più frequenti, perché una linea diventa sempre più grossa, più, su, più è pesata, cioè più ci sono connessioni ripetute, fra donne nei vari punti del mondo. E ci sono delle aree, quella di prima, ci sono delle aree del mondo che sono assolutamente vuote e altre estremamente connesse. Questa è sempre un'analisi delle reti, in questo caso che cos'è? Questo è il risultato di uno studio su come si stava diffondendo, o come si è diffuso in un certo periodo, la tubercolosi. Quindi con l'analisi delle reti noi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere come si diffondono dei fenomeni, come avvengono dei processi. È ovvio che quando applichiamo l'analisi delle reti non ci fermiamo lì alla diagnosi, ma andiamo anche a vedere come evolve, possiamo rifare tempo per tempo a vedere come cambia, che è molto più interessante che vedere solo cosa è oggi, ma come cambia, come si diffonde per esempio un virus. Questo è interessantissimo perché questo fa vedere per esempio, e questo è stato fatto anche per l'HIV e per tanti altri tipi di contagio, che alcuni punti sono più importanti di altri, gli elementi non sono tutti uguali. Ci sono persone che sono dei punti di focolare, perché per esempio hanno molte relazioni, hanno un ruolo di lavoro, oppure per l'HIV hanno un'attività sessuale particolarmente intensa, di forte contatto con le persone, e quindi sono dei diffusori, quelli che in teoria delle reti si chiamano hub, come gli hub degli aeroporti, HIV. Poi c'è quest'ultima cos'altra, per esempio, un altro esempio di come è evidente che hanno chiamato l'illusione della diversità. Cioè tre aziende dei soft drinks, quindi tutte le bevande non alcoliche, controllano quasi il 90% del mercato, sotto svariate etichette. Se vogliamo metterci lì con un'analisi di tipo Excel, eccetera, eccetera, ci mettiamo una vita. Poi andiamo a rappresentare graficamente lo tocchiamo immediatamente. Questo per chi conosce Grill, eccetera, eccetera, che è stata già da tanti anni, però c'è ancora oggi. Questo è il sito di Casaleggio che usa questa mappa del potere, il titolo preso da lui, la relazione è potere. Molto interessante. E cosa fa? Va a vedere quella che loro chiamano la mappa del potere, di come le aziende sono connesse tramite le persone che siedono nei consigli di amministrazione. Una persona non è separata dall'altra, siamo tutti in relazione. E se una persona siede contemporaneamente in più consigli, sta creando delle connessioni tra più aziende.
non c'è bisogno che abbiano degli scambi di titoli o delle partecipazioni necessariamente, non basta, non è più sufficiente avere questo tipo di approccio per capire come funziona un'azienda, bisogna anche capire come è connessa anche per esempio da chi partecipa concretamente alla gestione dell'azienda, dove è seduto. Questo è un esempio di rete che vedete in qualche modo offusca, perché le reti possono anche nascondere, poi vedremo perché. Qual è la domanda? Qual è il potere nascosto delle reti? Ciò che noi non vediamo. Quindi dal CEO, cioè dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato, a qualunque altro membro, non solamente i capi, siamo tutti influenzati dal flusso di informazione della rete di relazioni tra la quale siamo. Questo è un altro esempio di un grafo, che sono posso. E queste reti spesso, a meno che non facciamo un'analisi delle reti, noi non le vediamo. Perché non sono rappresentate in un organigramma. L'organigramma non vi dice per la vera rete relazionale che c'è all'interno di un'azienda. Questo non toglie che però la realtà c'è ed esiste, sta agendo. Noi non la vediamo, ma sta agendo. E ci serve per stabilire spesso se un'azienda ha o meno successo, o persino se una persona ha più o meno successo in relazione alla rete che è in cui è inserito. Questo è un esempio di mappa della cultura, fa vedere come più studi siano connessi tra loro, no? Quella che sta sfumando. Ma perché è importante vedere l'invisibile? Perché la rete, perché ognuno di noi è connesso a qualcun altro, non c'è nessuno che sia fuori da una rete sociale, nessuno, nessuno. Basta avere una connessione per essere dentro a quello che è chiamato un grande cluster, cioè una rete collettiva di tutti, basta una persona. Nessuno di noi ha solo una connessione, è molto difficile, noi partecipiamo a più reti contemporaneamente, cioè quella familiare, quella degli amici, quella dei compagni di studio, quella del lavoro, quella dei vecchi amici, quella dei vecchi compagni di studio, eccetera, eccetera, eccetera. Sono reti, 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 reti in cui noi dentro siamo. E queste hanno a che vedere con quello che noi impariamo, da come capiamo la vita in cui siamo, la cultura che abbiamo, e anche quello che dicevamo prima, il successo e la carriera. Questo è un esempio di, lo dicevo appena, dei sei gradi di separazione, un tema interessantissimo, non lo affronteremo, però ne sentirete parlare tanto se guardate un pochino sull'analisi delle reti, su quello che è chiamato il piccolo mondo, cioè sul fatto che con solo sei passaggi, quindi quella che si chiama sei strette di mano, siamo tutti interconnessi. Bastano sei passaggi, cioè io conosco te, tu conosci un altro, eccetera, eccetera. Questo con sei strette di mano abbiamo messo in connessione tutto il mondo. E un po' questo, allora negli anni 50 è stato stabilito, oggi, una nuova analisi, ha detto che non siamo meno di quattro, grazie ai social network, quelli che conosciamo tutti, da Twitter, Facebook. Quindi abbiamo ridotto i gradi di separazione che ci separano l'uno dall'altro. Allora, perché è importante vedere l'invisibile? Perché noi non siamo in grado di descrivere neanche la rete relazionale di chi è vicino a noi. Cioè, mentre io posso riuscire ancora a descrivere la rete dei miei amici, forse qualcuno me lo dimentico, che possono essere persone a cui do del tu, per esempio, non so assolutamente queste persone a cui sono amiche, loro a loro volta con chi sono amici. Quindi mi manca già il primo grado di separazione. Già il primo io non sono in grado di vedere, figuratevi il secondo o il terzo. Questi sono i nostri neuroni, anche loro sono una rete assolutamente strettamente interconnessa, era spaventosa. Ma perché è importante? Sempre questa domanda. Perché non comprendere in quali reti siamo inserite non ci fa vedere come sta agendo la rete, che comunque agisce. Ci sono figure manageriali, in particolare senior manager, che hanno dei ruoli che non sono più legati alla quotidianità del lavoro, delle mansioni da svolgere, ma che hanno dei compiti proprio relazionali, cioè di curare una rete di persone. Quindi più saliamo in quell'organigramma che abbiamo visto all'inizio, più ci sono persone che hanno dei compiti proprio di rete di relazione. Allora, pensate quanto per queste figure è importante capire al di là
mandatelo a telegramma formale. E quanto a queste tematiche dell'innovazione, della conoscenza e delle best practices, cioè di diffondere le pratiche migliori all'interno di un'organizzazione, parliamo di azienda, parliamo di qualunque organizzazione, che quella sanitaria, quella statale, quella burocratica tradizionale, cioè qualunque, quella universitaria, vale per tutti. Ora, queste tematiche che sono così importanti, quanto hanno a che vedere con le reti sociali, quelle che noi non vediamo su una carta? Questo è un esempio di uno studio, qua magari mi fermo due minuti, è uno studio che è stato fatto che è semplicissimo, quindi è proprio accademico, ma è una realtà, cioè non è un caso costruito a tavolino. Una divisione, vedete, quindi fa parte di una grossa azienda petrolifera, ma una divisione piccolissima, vedete, quelle sono pochissime persone, quindi molto facile da rappresentare, l'organigramma tradizionale di queste persone. Dovevano introdurre una nuova tecnologia di perforazione, quindi bisognava fare un assessment, quindi un'analisi dello stato, di come loro erano poi capaci di diffondere queste nuove pratiche che stavano studiando. Okay? Quindi era un centro di ricerca e poi dovevano proprio verificare la capacità di diffusione della conoscenza all'interno della divisione e poi in tutte le altre unità. Ok, questa è l'analisi di prima, cioè questo è l'organigramma tradizionale di questa piccolissima divisione e questa è l'analisi di rete che è venuta fuori. Allora io, se Dario mi concede due minuti, mi piacerebbe che qualcuno di voi mi dicesse che cosa vede di diverso rispetto all'organigramma formale. Cosa cambia? A parte, diciamo, la forma così visiva che sembra mostrare, c'è qualcosa che rispetto a quella tradizionale consente di vedere quella di destra? Mi piacerebbe magari per qualcuno di voi, anche non preoccupate se sono delle cose che non sono Mari, ma tu non ti preoccupare, però sono qua. Sì, lo stesso principio. Grandi fesserie, secondo voi è tutto un dono. Quindi per favore, non questa è la cosa che fa la premessa delle fesserie, un po' mi sento in imbarazzo. Le interconnessioni che ci sono tra le varie persone, quindi della sinistra non riesco a percepirle, della destra sono immediate. Che forse questo signor Cole probabilmente è abbastanza, svolge abbastanza un ruolo chiave. Sì. Immediatamente, mentre faccio fatica proprio a trovarlo. Ah, invece sulla sinistra sta praticamente al terzo ultimo posto della prima fila. Sì, che c'è un approccio top down, ma c'è anche un approccio orizzontale, minimo, però c'è. Grazie. Qualcun altro? Vedi qualcosa? Scusate per la fretta, perché... Posso provare a parlare? Sì. Con chi parla il capo di un'organizzazione? chiedetelo un attimo, con chi sta parlando? Se posso, che si vede che la produzione non parla a nessuno. Se non concordo. Production, quindi l'insieme di Stoker, Ryan, Shapiro e Payne, se non ci fosse Cole, sarebbero isolati da questa azienda. Ok, un altro punto fondamentale, grazie, prendete lavoro. La sua domanda è importante. Allora, noi abbiamo un capo, abbiamo un senior vice president, Jones. Allora, questo Jones, con chi parla? Fortissimi, essere proprio il core di questa piccolissima, non dimentichiamoci che è piccolissima, non è uno che sta costantemente in giro per il mondo in aereo a organizzare la banca d'azienda, è una divisione specifica di ricerca e di tecniche, cioè, quindi dov'è questa della destra? Lo trovate? È là, Jones è là, e quante connessioni ha Jones? Due. E quali? Williams, che sta nell'exploration. Cole, che non c'entra niente, comunque sta
rovescio, e mi mancano completamente almeno i due che noi ci saremmo sicurissimi. Diciamo, vabbè, lei stava sempre lì, che sarà tutto il tempo, starà, Jones sarà tutto il tempo a vedersi in riunione, sarà praticamente in riunione con gli altri tre. No. No. Allora, quali sono gli effetti? Accelero un po' perché, però queste slide credo che siano a disposizione, no? Quelle pubblichiamo, quindi se lo volete anche vedere con meno fretta. Cosa vediamo? Ecco qui, no? L'avete già detto, conosciuto tutto. Un contrasto evidente fra la struttura formale e informale dell'organizzazione. Questo è proprio un caso di studio, se l'ha fatto a tavolino, è fantastico, no? Poi molto semplice, sono pochi. C'è un bottleneck, che è uno dei punti fondamentali. Il bottleneck è quel signore che si chiama Cole, mi sembra, quello è il collo di bottiglia. Cosa succede se Cole si ammala per un mese? Cosa succede se Cole, noi pensiamo che non sia importante quando andiamo a fare una riorganizzazione dell'azienda, lo spostiamo oppure addirittura lo mandiamo a casa? Cosa succede se si licenzia? Cosa succede se lo mandiamo in un'altra unità? Concludo. Allora, perché è importante vedere l'invisibile? Perché è fondamentale se vogliamo lavorare sull'innovazione, quello che dicevamo, con diffusione di best practices, sull'informazione, sulla conoscenza, collaborare. Promuovere la collaborazione non lasciandola al caso. Cioè diciamo, vabbè, ma allora, perché c'è anche questo, no? Tanti studi. Vabbè, basta che mettiamo l'angolo della macchinetta del caffè, le persone comunicano. È vero, le persone comunicano, ma non è che possiamo lasciare proprio così al caso il fatto che noi si possa creare una rete sociale, perché si può creare, ma anche rompere sulla rete sociale, per antipatie, per incomprensione. Fare leva sulle competenze, quello che è l'expertise leveraging, cioè fare leva sulle competenze di persone che spesso sono tenute in disparte, invece pensiamo che siano tutte dentro l'organizzazione ben inserite, invece in realtà stanno completamente escluse. Poi c'è l'altro lato della medaglia, e qui finisco, cioè non basta aumentare le commissioni per avere un'organizzazione sociale, non basta farli comunicare più spesso e più frequentemente, perché, tipo, non so, cose bellissime, la comunità di grammatica, appunto, che c'è l'angolo bar, piuttosto che altre soluzioni, ma attenzione, non stiamo parlando di comunità.
linea, sovraccariche di email, di problemi, di consigli da dare, che a un certo punto si esauriscono, possono vedere che sono detto nervoso. Non è questo. A me sono andati tantissimi convegni, conferenze, dove mi dicono, ah vabbè, facciamo un, come si dice, un social network, come fosse su Facebook, piccolino, quello delle aziende, facciamo per comunicare tutti e vediamo che sicuramente le cose cambiano. Le cose cambiano. Ma non è detto che cambino nel modo in cui noi desideriamo che vadano, nel modo in cui l'azienda possa lavorare bene. Non è sufficiente creare maggiori connessioni. Guardate che le reti hanno un livello, e questo è il problema per esempio anche di Facebook, e poi qui veramente chiudo, hanno un livello che fino a un certo punto sono, come si dice, termini di complessità, sistemi complessi, quindi sistemi generativi che consentono di generare conoscenza, innovazione. Quando le connessioni diventano troppo fitte, quando tutti siamo connessi con tutti, il sistema diventa caotico o immobile. Non è più un sistema. Non possiamo essere tutti connessi con tutti. Se noi ricominciamo a ricevere migliaia di mail al giorno, non leggiamo più le mail. Se cominciamo a avere 3.000 messaggi su Facebook, non rispondiamo più ai messaggi. E quindi questa è la macro domanda che accennava prima da me, che adesso può parlare. Visto che stiamo parlando con manager, allora parliamo di utilità, perché quando parliamo di aziende, di imprese, vogliamo sempre sapere, ma mi è utile? Allora, dove è utile? Non voglio risponderlo io, non voglio essere io a dire, guardate che questo è utile in questo contesto, se facciamo questo in un'azienda, in questa situazione. No, no. Dobbiamo essere insieme, noi, voi, le persone che sono qui, a cercare di capire dove è utile vedere il